0-0 tra Perugia e Juventus, un risultato che può senz'altro considerarsi giusto per quanto si è potuto vedere in campo. Tanta volontà, forse eccessivo nervosismo. Da una parte una Juventus decimata dalle squalifiche e ringiovanita di qualche buon anno con gli innesti di Osti, Prandelli, Verza e Marocchino, e nella seconda parte della gara di Galderisi. Una squadra, quella bianconera, decisa a rompere un periodo negativo che ha supplito alle carenze d'esperienza con vivacità e con azioni, almeno nella fase d'avvio, impostate sulla velocità. Dall'altra parte del campo c'era un Perugia schierato tatticamente in maniera da garantirsi il risultato di parità in partenza e conseguentemente alle prese nella prima frazione con problemi di quadratura del centrocampo, dove Di Gennaro ha stentato a trovare posizione. Qualcosa di diverso la squadra di Olivieri l'ha fatto nella finale di gara, quando il trainer ha mandato in campo il 31enne ma ancora arzillo passa l'acqua, spostando Bagni nel ruolo di tornante. L'imperativo era dunque primo non prenderle. Le azioni pericolose della partita si contavano così sulle dita di una mano: la prima al 38esimo del primo tempo, discesa di Prandelli sulla destra e cross respinto da Malizia, tiro in corsa di Causo e palla che incrociava sul braccio di Nappi. Per l'arbitro Pieri il fallo era involontario e Causo si beccava un'ammonizione per proteste. Il Perugia replicava al 41esimo, rovesciata di Nappi, colpo di testa a seguire di Bagni e palla d'oro per Dalfiume che ritardava l'attimo della conclusione, dando la possibilità a Dosti di deviare il debole tiro. Per avere un altro sussulto occorreva aspettare il 23esimo della ripresa, quando Nappi effettuava un cross che Scirea deviava giusto per Bagni, che colpiva male e impreciso a pochi metri da Zoffa. 0-0, un punto che va a soddisfare soltanto le esigenze di Olivieri e Trapattoni.